Richiesta o procedura per diventare brut artist? Nessun manifesto, come in qualche modo ipotizzavi. Niente da toccare con mano, piuttosto la richiesta di ingresso in un contesto o il riconoscimento di un dato già dato di fatto. Il concetto di art brut, e cito l'ormai onnipresente Wikipedia, in italiano arte grezza, ma tradotto anche con spontanea, è stato inventato dal pittore francese Jean Dubuffet per indicare le produzioni artistiche realizzate da non professionisti o pensionanti dell'ospedale psichiatrico che operano al di fuori delle norme estetiche convenzionali, autodidatti, psicotici, prigionieri, persone completamente digiune di cultura artistica. Ecco la definizione di Dubuffet. La brut grezza designa lavori effettuati da persone indenni di cultura artistica, nelle quali il mimetismo, contrariamente a ciò che avviene negli intellettuali, abbia poca parte o niente, in modo che i loro autori traggano tutto: argomenti, scelta dei materiali, messa in opera, mezzi di trasposizione, ritmo, modi di scrittura, eccetera, dal loro profondo. Scusate, devo mandare giù che non riesco. Dal loro profondo. E non stereotipi dell'arte classica o di moda. Ed ancora, quei lavori creati dalla solitudine e da impulsi creativi puri, autentici, dove la preoccupazione della concorrenza, l'acclamazione e la promozione sociale non interferiscono, sono proprio a causa di questo più preziosi delle produzioni dei professionisti. Così si va a concludere la citazione di Dubuffet. Allora, a me ne viene subito una considerazione relativa al potere, anche potere di auto ed eterodeterminazione, ovvero che sia la quantità di potere presente, si fa per dire presente, in vero è capacità di gestione e detenzione dei poteri, vedremo poi se vedremo quali. Quindi la quantità di potere presente nell'artista è questa a farne o meno un artista brut, come la percentuale di zucchero per litro nello spumante determina l'essere brut o meno di un certo spumante. Metafora di zucchero e di potere. Boh, non so quanto vada bene, vero? È chiaro così che ciò che sostiene il Dubuffet sia vero, ma ancor più sia da considerare non brut, non tanto colui che abbia cultura. È vero che nel 45 ancora la cultura tradizionalmente intesa era una forma di potere e studiare offriva forme di emancipazione, ma ad oggi la cultura sicuramente ha perduto tale rilevanza, almeno quella della tradizione. Conoscere Dante non ci offre oggi strumenti emancipativi dal punto di vista socio-economico e ancor meno Picasso, Rembrandt, se non nei loro risvolti economico-finanziari. Dunque, non si può definire brut un artista che sappia orientarsi nel mercato, chiaro? Che abbia il potere di contrattare, ad esempio, economicamente con gallerie. E in ciò allora io mi troverei perfettamente brut, ovvero senza, ça va sans dire, senza questo potere contrattuale. Chiaro? Ma anche definirei come non brut un artista che abbia il potere di gestire altri artisti e di usarli come elementi di proprie opere, o come cavalli di una sua scuderia. Ecco, un artista così non è brut, non è grezzo, è tutt'affatto.
ingenuo. Ad esempio, l'artista relazionale Cipi Justi, cioè Cesare Pietro Justi, dando vita al Museo dell'Arte Italiana in esilio, stando ormai a capo del Palazzo delle Esposizioni di Roma, mai si può dire che sia brutto, visto lo strapotere posseduto, potere socio-economico, politico, organizzativo. Mentre, ad esempio, io che sono stato gestito, performato da lui come uno degli artisti esiliati, io che non ho avuto alcun potere se non quello di farmi scegliere in modo quasi del tutto passivo, in questo caso non potrei non essere definito brutto, ovvero grezzo, cioè materiale grezzo per l'opera di un altro infinitamente più potente, un artista infinitamente più potente. Dunque io brut, anche un po' sporco, un po' cattivo, in quanto prigioniero cattivo del suo lavoro, della sua gabbia concettuale, e lui raffinato e padrone. Sì, potremmo parlare più esplicitamente ed hegelianamente, quindi, di artisti servi e artisti padroni. Io, nel museo in esilio, ero servo. Ero servo nel museo in esilio, vero, chiaramente. Ero servo. Ha servito all'opera del nobile romano, consorte a tal Kakabakarger, già direttore di Kassel ed attualmente del sistema museale torinese. La loro figlia ha curato il padiglione vincitore di una scorsa biennale, quindi si è anche curatori per nascita. Come attori o petrolieri o banchieri. Il mio amico Riccardo Bargellini, avendo al seguito un gruppo di artisti dei quali decide sorti e collocamenti, non può essere brut lui. No, 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 lui non è brut. Così. Perché? Perché dirige e organizza. Io, da lui premiato, passivamente performato, vincitore, sono assolutamente brut. Brut. Ha deciso lui che io fossi questa cosa. Ha deciso per me qui passivamente io. Così grezzo quanto al lavoro da me disegnato, da doverlo, tal lavoro, su indicazione di Bargellini, ridisegnare per stare nei formati decisi dal potere d'edizione e sgrezzarlo, rifacendolo più piccolo, in una dinamica di asservimento e servitù hegelianamente ineccepibile. Io poi sono sempre stato appeso al modello d'Arlecchino. Arlecchino, Arlecchino, j'adore Arlecchino, ah, voilà. Arlecchino. Fin da bimbo ne avevo la maschera, Arlecchino servitore Zanni, ex contadino, furbo idiota, affamato, innamorato, sempre preda di passioni smodate, cui soccombere dissimulandole. Asservito al proprio costume, dunque scostumato, una certa assenza di costume, di modi e maniere, voglio dire, anche. Questa assenza di maniere è brut ed io in questo mi vedo extra dry blue. Non credo di aver cercato mai potere sugli altri, almeno sul lavoro degli altri, avendo sempre sentito quanto già vacillasse il potere mio sul mio stesso lavoro, dal quale spesso finisco per essere controllato piuttosto che pormi al suo controllo, ecco. Non voglio dire di essere indenne da delirio smania di potere, in effetto, cercando, facendo l'insegnante, questi bisogni di controllo e gestione vengono soddisfatti. Il potere sull'infanzia gratifica, ma ci si può raccontare di insegnare, come del resto tutti coloro che vogliono mascherare tali dinamiche spesso si trincerano dietro l'idea di insegnamento, ma per l'appunto ex ducere, educare significa forse alla testa,
condurre, dunque fare il condottiero che ha i chiaramente poteri. Anche come insegnante, però, ho receduto dal potere sulla classe e sono scivolato su un posto di sostegno dove, pur mantenendo dinamiche di potere, queste si attutiscono e slittano in pratiche di cura e di ridefinizione e mediazione di relazioni. Anche come maestro, dunque, sono abbastanza brutto. Simone Sandretti aveva provato a dirimere questa dialettica, servo padrone, e si era autodeterminato inventandosi inventore the mad pride, matto fra matti, brut fra brut, i brut che si auto-organizzano. Questa era un po' la vision, la così utopia. Aveva due lauree, Simone Sandretti, due lauree, una in philosophy e una in Academy of Art. Era veramente in cura, ha fatto ricorso massivo a psicofarmaci, era in carico, credo, presso il servizio dell'area torinese, e fra queste sue molteplici quanto confliggenti risorse aveva cercato soluzioni e risoluzioni circa il rapporto con l'arte di potere. Infatti si era comprato, testimoniando un potere d'acquisto e d'orientamento tutto affatto brut, le €50 mangiate e rifatte da Pietro Justi. Sempre Pietro Justi che torna, diventa una fissazione questo, eh? E poi con lui ha finito per interagire come super asservito in bianchino, in realtà arrossino, perché aveva dipinto di rosso completamente, per conto sempre da Museo in Esilio, dell'arte italiana in esilio, le pareti dell'Istituto di Cultura Francese a Roma, vero? Io non ero andato in quell'occasione, pur essendo stato invitato dai curatori servi del curatore padrone Pietro Justi. Avevo declinato, ero in depressione a casa e mandai, ricordo, un pensiero, progetto geniale, perché questo purtroppo si sa. Eh sì, sa, io sono un genio, je suis un genio, voilà. E lo sono perché sono io a dirlo. E questo è anche molto grezzo, molto brut, molto ingenuo darsi del genio, una vera pratica brut, I'm a genius, un vero diamante grezzo. Un vero diamante grezzo, un diamante per sempre. No, non c'entra niente, questa è una digressione, voilà. In quell'occasione dissi che di solito io lavoravo con penne a china 01, una punta sottilissima con cui continuo a lavorare. Questa è una volontà di farsi male, perché queste penne continuamente si rompono, si intasano e purgano inchiostro, hanno una natura stranamente, nonostante la sottilità, biotics, sono ribellanti, insomma. Dissi che nonostante, no, di solito lavoravo appunto con penne china 01, una penna sottilissima, e in quell'occasione, pur non andando, dissi, era come se fossi andato. E se avessi lavorato con una punta ancora più affinata, ancora più sottile, era come se fossi andato ed avessi lavorato con una punta 00. Genio, genio! Quindi io ero intervenuto e avevo lavorato con una pennacchina della punta 00, quindi tracciando una linea 00, invisibile, intracciabile, cioè tracciabile ma invisibile. Ecco, alla fine non mi interessa niente del potere sugli altri, sai che ti dico? Non mi interessa niente del potere sugli altri, perché ci sono momenti come questo, ecco, hai capito? In cui appunto quello che faccio e come lo faccio e come mi faccio mi piace così tanto, mi galvanizza a tal punto, mi galvanizza a tal punto che come la primavera, as a spring, mi basto. Sono io e tutti i miei fiori, sono questi fiori, sono la primavera, sono brut,
O non brut splendido, radioso, radiante come un sole, radioso, radiante come un sole, come una stella, come una stella filante, fragile, come una stella filante, fragile. Come una stella filante, fragile, come una stella filante, come una stella di filanti, fragile, come una stella filante, come stella filanti. Oh, fragile. Dove sono in questa casa le stelle filanti? Dove si rimpiattano le malandrine? Dove sono? Dove siete, piccine? Eccone una busta piena di stelle filanti. Una busta di stelle filanti. Ed eccomi dietro pure con questi occhi. Nella mia casa, alla stella di filanti, sono interessanti le stelle filanti. Prendiamo le stelle di filanti. Allora, queste stelle filanti. Sono questi fiori, sono la primavera, sono brutto, non brut, splendido, radioso, radiante come un sole, come una stella, come una stella filante. Come una stella filanti. Fragile, che duca, splendida stella filante. Sono io e tutti i miei fiori, sono i fiori, sono la primavera. Brutto non brutto, splendido, radioso, radiante. Come un sole, come una stella filante fragile, caduca, splendida, dello splendore della carta. Splendida dello splendore della carta. Sottile, ridotta in nastri lunghissimi, sottili, sistri, strisce, filante stella immersa nelle pozzanghere, colorate dalla stampa disciolta, rosa, eroso, verde in perdita, pallido, sbiadito, viola. Pallido, sbiadito, viola. Pallido, sbiadito, viola. Poetica come le sottili trame, ai rami, ai trami d'una tramerice confusa, ai trami, che trami, tremi, mi remi contro, come sempre, puoi permetterti di remarti contro, mia cara primavera, mio sempre adorato me stesso, mi remo contro. Mi miro, mi ammiro, mi rimiro, mi stendo, mi stiro, mi smonto, mi smondo. No, no, di primeggiar non mi interessa, non già mai più il più superlativo relativo, ma bellissimo,
sublativo, sublato, sotto ogni lato, in assoluto, solo la primavera. Una primavera, forse l'estate, chissà cos'altro, and so on, e così via. Ecco, alla fine non mi interessa niente del potere sugli altri, perché ci sono momenti in cui quello che faccio mi piace così tanto, mi galvanizza a tal punto che, come la primavera, sono bruto, non brutto, splendido, radioso. Mi galvanizza a tal punto che, come la primavera, es spring, mi basto, sono io e tutti i miei fiori sono questi fiori. Sono la primavera, sono bruto, non brutto, splendido, radioso, radiante come un sole, come una stella filante, fragile, caduca, splendida, dello splendore della carta, sottile, ridotta in nastri lunghissimi, sottili, sistri, strisce. Filante, stella immersa nelle pozzanghere colorate dalla stampa disciolta, rosa e roso, verde in perdita, pallido sbiadito viola, pallido sbiadito viola. Poetica come le sottili trame, ai rami d'una tramerice confusa, ai trami, che trami, tremi, mi remi contro, come sempre puoi permetterti di remarti contro. Mia cara primavera, mia sempre adorato me stesso, mi remo contro, mi miro. Mi ammiro, mi rimiro, mi stendo, mi stiro, mi smondo, no! Non ho di primeggiar, non mi interessa, non già mai più il più superlativo, relativo, ma bellissimo, sublativo, sublato, sotto ogni lato, in assoluto solo la primavera. Una primavera, forse l'estate, l'autunno. Chissà cos'altro, and so on, e così via, e così sia. Come una stella filante, come la primavera entranti, and so on. Ecco, alla fine non mi interessa niente del potere sugli altri, perché ci sono momenti in cui quello che faccio mi piace così tanto, mi galvanizza a tal punto che, come la primavera, as a spring, mi basto. Sono io e tutti i miei fiori, sono questi fiori, sono la primavera, sono brutto, non brutto, splendido, radioso, radiante come un sole, come una stella filante, fragile, caduca, splendida, dello splendore della carta sottile, ridotta in nastri lunghissimi, sottili, sistri, strisce filante, stella immersa nelle pozzanghere colorate dalla stampa disciolta, rosa e roso, verde in perdita, pallido, sbiadito viola, poetica come le sottili trame, ai rami d'una tramerice confusa, ai trami, che trami, tremi. Ti remi contro, come sempre puoi permetterti di remarti contro, mia cara primavera, mio sempre adorato me stesso, mi remo contro, mi miro, mi ammiro, mi rimiro, mi stendo, mi stiro, mi smonto. Mi smondo? No, no, di primeggiar non mi interessa, non già mai più il più superlativo relativo, ma bellissimo, sublativo, sublato, sotto ogni lato, in assoluto, solo la primavera. Una primavera, forse l'estate, chissà cos'altro, and so on, così via, e così sia.
E così, sì.